Benvenuti in questo video. Ho copiato da Caos e Leggenda e da un altro di altri personaggi che seguono appunto il canale, e lo devo dire perché comunque è giusto così, ma questa non è una novità. Tutti conoscete cos'è l'anodizzazione dell'alluminio e adesso sto facendo degli esperimenti per provare ad anodizzare dei pezzi. Mi stanno riuscendo abbastanza bene e sono veramente soddisfatto per essere la prima volta che lo faccio. Adesso mi sta arrivando una centralina fatta apposta per tenere la tensione uguale e giusta, e questo che vedete è praticamente un trasformatore ad 1 A e riesco a fare lo stesso l'anodizzazione. Poi se volete vi spiegherò a modo mio con le mie parole, le mie cose, diciamo, le mie tecniche, i miei sistemi. Adesso che poi magari più avanti imparerò a farla bene, potrò dare dei consigli, ma adesso mi fermo qui perché devo semplicemente solo fare dei piccoli esperimenti. Ci tengo solo a condividerli. Qui c'è a bagno una turbina di un'auto che sta già prendendo il suo colore. Io uso colori praticamente della stampante, vabbè, ma questo lo potete vedere poi su altri canali, o se vi interessa saperlo ve lo farò vedere poi più avanti. Qua mi sono tirato giù tutte le mie tabelle delle cose che mi servono per ricordarmi i passaggi. Potete farvi uno screenshot, avete una tabella facile da usare per farvi la vostra anodizzazione. Tutto il resto è qui che sta praticamente, sono tutti piccoli pezzi di alluminio che sto facendo delle varie prove per vedere i tempi, mi sto segnando i tempi, queste cose qua, per imparare appunto a farla. Ci vediamo alla prossima, ciao!